Ben ritrovati a Bellessere, il nostro cammino nella bellezza e nel benessere. Oggi parleremo del sole dell'estate, se ne fa un gran parlare ogni anno con sempre i soliti consigli. Beh, oggi proviamo invece a coniugarla con quelle che sono le nostre corde, ovvero con la chirurgia plastica, con la medicina estetica. Cosa si può fare, cosa evitare e come farlo in totale sicurezza. Ci facciamo accompagnare come sempre da Paolo Santanchè, ben trovato. Ciao Paolo. Non da solo, ma accompagnato dalla dottoressa Caterina Bonarrigo, chirurgo plastico, anche lei particolarmente esperta dei trattamenti sulla pelle. Ben trovata. Ben trovati. Oggi parliamo di abbronzatura e partiamo da questo. Che cos'è innanzitutto, Paolo? Allora, l'abbronzatura sostanzialmente è il modo che ha la pelle di difendersi dal sole, perché la pelle ha bisogno di difendersi dal sole, perché il sole comunque, per quanto benefico, oltre un certo limite diventa aggressivo e quindi la pelle si scurisce e protegge gli strati più profondi dall'azione dei è una cosa solari. Buona allora? Una cosa positiva della entro pelle. Certi limiti è una cosa buona. Va anche di moda. Oltre certi limiti. Le mode variano, perché una volta l'abbronzatura ce l'aveva il contadino, il bracciante, l'operaio, e il nobile era bianco. Infatti, perché si diceva sangue blu? Perché erano talmente bianchi che si vedevano le vene blu sotto la pelle, cosa che su una pelle abbronzata non si notano. Quindi dopo, nel dopoguerra, con l'uomo sportivo, le vacanze, i paesi tropicali, eccetera, l'abbronzatura invece è diventato uno status symbol. Ci sono stati periodi, anni 80, che erano veramente spaventose, perché si vedevano questi qui che erano tutti marroni d'estate, sembravano quasi dei mobili antichi. O anche in montagna. A proposito di montagna, quando ero appena laureato andavo a fare le sostituzioni dei medici condotti in Val d'Aosta e capitava di visitare magari delle persone anziane che avevano passato tutta la loro vita in una baita, che viste sul viso dimostravano 200 anni, rughe profonde, abbronzatissimi, queste pelli spesse, sembravano veramente la pelle di un elefante. Poi si svestivano per visitarli, sulla schiena, sul torace, la pelle di un bambino, pelle che non aveva mai visto il sole e nonostante l'età avanzata era veramente perfetta. Questo per dirci cosa? Questo per dimostrare come il sole fa invecchiare la pelle. La pelle meno esposta al sole è una pelle che invecchia meno. Quindi, dottoressa Bonarrigo, sole sì, ma con attenzione. E questo è il consiglio che abbiamo sempre sentito ripetere. Sole sì, ma con attenzione, anche perché la pelle ha delle difese intrinseche che a un certo punto si esauriscono, non sono infinite. E da qui cominciano i problemi veri, non solo più le rughe, ma anche i problemi di tumori. Basaliomi, spinaliomi, melanomi, che sono fortemente in aumento tra l'altro in Italia negli ultimi anni, e non c'è nessun tumore che ha questo aumento così rapido. Forse proprio perché l'abbronzatura va di moda? Forse perché l'abbronzatura va di moda, forse perché ormai bene o male sono tantissime le occasioni durante l'anno in cui ci si espone al sole, e forse anche perché lo strato dell'ozono un po' sottigliato non ci aiuta in questo. Non è facile riuscire a capire se c'è un neo che comincia a non essere più giusto, a insospettire. Per esempio nell'immagine ne sono radunati alcuni. Non so se è d'accordo, dottoressa Bonarrigo, però un vostro collega mi diceva che seguire la regola dell'ugly duck, cioè del brutto anatroccolo, quando un neo non ci sembra bello come bello. Prima, forse è meglio farlo visitare. Senz'altro, se non ci sembra bello come prima, senz'altro sì, perché vuol dire che questo neo in qualche modo è cambiato. Poi ci sono dei soggetti sicuramente più a rischio, o per familiarità o per quantità di nei presenti sulla pelle. Per nei che cambiano di dimensione, colore, forma, certo. Nei che danno fastidio, nei che sorgono all'improvviso. Che insorgono, che non avevamo prima, è vero. Esatto, sì. Per cui sicuramente sono tutte situazioni di attenzione. Ma intanto la nostra attenzione deve essere anche a come prendere il sole, a cosa sono i raggi, l'informazione ci può essere utile. Allora sentiamo quelli che sono i consigli della nostra meteorologa Serena Giacomin, prestata dalla redazione di Prometeo per Bellessere.
la stagione calda ritorna al problema dell'esposizione ai raggi solari, e tra questi ci sono i raggi ultravioletti che arrivano sulla superficie terrestre con un'intensità che dipende dall'altitudine del luogo in cui ci troviamo e dall'altezza della nostra stella, il Sole. Questo perché l'assorbimento di questi raggi dipende dal percorso che questi fanno attraverso l'atmosfera prima di arrivare a noi. I raggi ultravioletti arrivano dal Sole, hanno una lunghezza d'onda che è compresa tra quella dei raggi X intorno ai 100 nanometri e quella della luce visibile intorno ai 400 nanometri. La luce visibile è quella che colora le nostre giornate. E gli UV si distinguono anch'essi in funzione della lunghezza d'onda, e qualora si consideri l'effetto di questi raggi sulla salute umana, la gamma delle lunghezze d'onda è in genere suddivisa in UVA, che sono quelli che maggiormente conosciamo, ma ci sono anche UVB e UVC. A causa dell'assorbimento da parte dell'ozonosfera, che è una parte dell'atmosfera terrestre, circa il 95% dei raggi ultravioletti che arrivano sulla superficie terrestre sono proprio UVA, e infatti, come vediamo dalla grafica, solo il 5% di questi viene assorbito dall'atmosfera, mentre abbiamo il 95% assorbito per quanto riguarda UVB e il 100% per quanto riguarda UVC, quindi questi praticamente non arrivano fino a noi. Poi c'è l'intensità di queste radiazioni, l'intensità con cui arriva sulla superficie terrestre è espressa da un indice, si chiama appunto indice UV ed è un indice universale della radiazione solare, riportata anche all'interno delle previsioni meteorologiche e quindi facilmente consultabile. L'indice universale della radiazione solare descrive il livello di radiazione ultravioletta che raggiunge la superficie terrestre in una determinata area. I valori di questo indice variano da zero in su, più è alto il valore maggiore è il potenziale di danno per la pelle e per gli occhi, e minore è il tempo necessario perché tale danno si verifichi. Dal cartello lo vediamo espresso in TME, non sono altro che consigli di esposizione in minuti. L'indice UV è stato concepito nell'ottica di aumentare la consapevolezza di tutti sui rischi di un'eccessiva esposizione della radiazione solare, e l'indice però non tiene conto nella valutazione del rischio di danno alla pelle delle specifiche caratteristiche dei soggetti esposti, ed è proprio per questo motivo che come sempre è meglio chiedere il consiglio degli esperti. Allora, abbiamo visto le varie tipologie di raggi solari e i problemi che possono dare, ma allora come possiamo difenderci da questi raggi solari? Anche perché magari qualcuno vuole abbronzarsi lo stesso, ci sono tanti tipi di creme, ci sono diversi tipi di filtri. Allora, quando usare la crema solare e che tipo di crema solare dobbiamo usare? Allora, una crema solare va usata tutto l'anno. L'indice di protezione che questa crema deve avere dipende un po' da cosa vogliamo fare, da dove siamo, da che periodo dell'anno è, da quanto sole c'è. Ormai peraltro queste creme sono molto performanti, sono dei cosmetici molto gradevoli perché sono arricchiti di, a parte i filtri solari, chimici e fisici, per cui non hanno più quell'effetto bianco, essendo misti e quindi molto, molto gradevoli. Sono anche arricchiti di vitamina C, vitamina E. Hanno dei brevetti specifici delle singole case, che sono proprio delle molecole che riparano e preservano il DNA cellulare, quindi sono filtri abbastanza completi, anche se ricordiamoci che esiste un filtro basso, un filtro medio, un filtro alto, anche molto alto, ma non esiste un filtro totale. Quindi il filtro è da usare sempre, ma non ci ripara completamente. E infatti si vedono poi le scottature, classiche scottature, ne vediamo tante in giro, ci cascano anche dei VIP. Vediamo per esempio, scordiamoli velocemente, Silvestre Stallone, che al mare evidentemente in vacanza con la compagna si riduce malamente, e poi Bar Raffaeli, la modella, anche lei sul viso bella scottata, mentre Britney Spears non è stata da meno e ha fatto altrettanto la sportiva Federica Pellegrini, italianissima, come lega anche con il segno forse degli occhialini, non so, e italianissima è anche Sabrina Ferilli, che forse vediamo con una bronzatura un pochettino meno aggressiva. Però ecco, la scottatura, dottoressa Bonarigo, non è che fa solo sorridere, deve anche un po' farci preoccupare, vero? Vuol dire un affronto, un insulto alla pelle. La scottatura è già l'esposizione eccessiva al sole, è la difesa della pelle con un sistema di infiammazione e di risposta.
qui il potere antiossidante della pelle è già esaurito, purtroppo siamo già oltre. Ci sono dei trattamenti che possiamo fare? Una cosa a cui fare attenzione è che gli ultravioletti passano anche dalle nuvole, per cui se tutti in montagna, se uno va in paesi tropicali, se uno va per esempio in regioni equatoriali magari ad alta quota e vede il cielo completamente coperto e dice ah beh non c'è il sole, lì passano i raggi e ti fulminano veramente in una maniera drammatica, proprio perché uno non si difende, sta lì tranquillo ore magari senza pensare, alla sera è bordeaux, quindi fate molta attenzione, perché il cielo nuvoloso non è una protezione, soprattutto in montagna, in alta quota e nei paesi tropicali. C'è qualcosa, dottoressa, che possiamo fare prima di partire in questo periodo per preparare la nostra pelle, renderla più adatta? A parte l'uso dei filtri solari, direi di sì, una buona difesa della pelle è intanto tenerla sempre idratata anche sistemicamente, quindi bere molto. E poi tutti quei trattamenti iniettivi a base di sostanze reidratanti che servono appunto a mantenere una buona idratazione dello strato corneo e anche più profondo della pelle, e quindi a proteggere meglio la pelle dagli insulti del sole. Anche perché il sole tende a disidratare e a seccare la pelle. Il sole disidrata, secca e dà perdita di elasticità. Questi trattamenti idratano più in profondità rispetto a una crema normale che possiamo mettere noi? Ovviamente sì, mantengono oltretutto meglio l'idratazione già presente. Oltre ad aumentarla, riescono anche a mantenerla e quindi a farci passare l'estate. E se uno volesse fare il filler di acido ialuronico, il botulino, deve farlo prima o dopo l'estate? Direi che tranquillamente si può fare prima, anzi è una buona idea ad esempio usare del botulino prima dell'esposizione al sole, per due motivi: chi ha le rughette, in modo da non tornare poi coi segni bianchi laddove ha iperesagerato l'uso dei muscoli, ovviamente. Anche perché durante il sole uno tende, esatto, per difendersi, ruga, a strizzare gli occhi e quindi poi torna. Il fondo con della la linea ruga non si abbronza. È vero, è vero. E per chi invece non ce li ha, che è ancora giovane o più fortunato, per evitare proprio di arrivare poi a un certo punto ad averli. Però si può fare tranquillamente. Anche assolutamente, per non sì. C'è, non è, un è una buona cura della pelle. Vedremo anche questo discorso coniugato poi con gli interventi chirurgici. Dopo la pubblicità la prima cosa che affronteremo però saranno le vostre domande, quelle da casa. Rieccoci e sentiamo cosa ci ha chiesto Mary, che ci fa una domanda sul laser. Sono due domande sono arrivate proprio su questo argomento e mi fa piacere poterle affrontare oggi, visto che c'è anche la dottoressa Bonarrigo. Il laser per la pelura sul viso è risolutivo? Che tipo di laser consiglia, dottoressa? Il laser sulla peluria non è definitivo. A parte il fatto che tendenzialmente va fatto in più sedute, perché il laser riesce a togliere il pelo che si vede ma non il pelo che deve ancora crescere, il bulbo pilifero che ha un pelo nascosto non riesce ancora a essere preso da quella seduta, per cui il laser va fatto in più sedute. Non è definitivo, e sul tipo di laser ci sono dei laser specifici e lì bisogna chiedere allo specialista. Comunque sicuramente andare da uno specialista, come ci hai sempre insegnato. Come Paolo. Sempre. Andare è comunque la in un centro migliore. Serio, quello sicuramente. Assolutamente. E anche la seconda domanda, infatti, ricalca un po' il tema del ripetere le sedute. Tina, infatti, avendo portato la figlia, dice che dopo 5 sedute comunque non ha risolto il problema. Paolo, vuoi rispondermi tu? Allora, sicuramente 5 sedute non sono sufficienti per risolvere un problema di peli, quindi mediamente minimo ci sono 10 sedute e poi comunque bisognerà ripeterle ogni tanto, perché ci sarà sempre qualche bulbo che in quel momento era in pausa che butterà fuori un pelo. Il fatto che non veda proprio niente potrebbe anche essere legato al tipo di laser. Ci sono i laser seri che sono di utilizzo consentito solo ai medici, e poi ci sono anche dei laser un po' così, per diciamo da estetista, che non hanno la stessa efficacia, quindi anche questo è un discorso legato allo specialista. Deve essere un medico esperto in quel settore, perché
non tutte le pelli possono essere trattate allo stesso modo, non tutti i tipi di pelo. Quindi grande attenzione, mi raccomando. Il trattamento deve essere personalizzato e deve essere effettuato da uno che veramente se ne intende. Non prendiamola alla leggera solo perché si tratta di peli e non di interventi chirurgici, ma a proposito di interventi, quali sono quelli che si possono fare d'estate, quelli magari anche maggiormente richiesti in vista dell'estate? Qui parliamo di chirurgia, Paolo. Allora, intanto tendenzialmente tutto si può fare sempre, perché se l'estate impedisse di eseguire degli interventi di chirurgia estetica, nei paesi tropicali, in Sud America, in Brasile, non si farebbe chirurgia estetica, mentre invece sono paesi dove la chirurgia estetica è veramente super utilizzata. Ovviamente il caldo e il sole richiedono delle precauzioni che d'inverno non sono necessarie, e questo dipende un po' dagli interventi. Poi che interventi sono richiesti? Ormai gli interventi sono richiesti tutti e sempre per tutto l'anno. Sicuramente quando uno comincia a fare la prova costume e pensa di doversi esporre un po' maggiormente, mentre d'inverno magari è tutto bello coperto, si ricorda magari un po' tardi. È chiaro che gli interventi legati agli accumuli di grasso e gli interventi relativi al seno sono quelli che vengono più presi in considerazione e hai messo in previsione delle vacanze. Questo tipo di interventi tra quelli possibili anche prima dell'esposizione al sole, insomma, a stretto giro dall'arrivo delle vacanze. Sì, perché praticamente la mastoplastica ha l'additiva a cicatrici che sono piccole e nascoste. Gli altri tipi di mastoplastiche normalmente hanno le cicatrici che sono coperte dal reggiseno, quindi in ogni caso non c'è un problema di esposizione. La liposuzione non ha cicatrici e quindi poi c'è non blefaroplastica inferiore transcongiuntivale, non ha cicatrice. Non ha cicatrici. Quella superiore, la cicatrice è nascosta nella piega, per cui basta fare un attimo attenzione, mettere un paio d'occhiali, non prendere il sole a occhi chiusi, che è l'unica situazione in cui espone la cicatrice. L'otoplastica all'orecchio, anche questa si può fare. Idem l'otoplastica, le cicatrici nascoste dietro. Tant'è che tra gli interventi non è un vero e proprio elenco, ma ci hai messo tutte le operazioni che prevedono cicatrici che restano esposte al sole. E cioè, questa è la regola d'oro. Allora, la cicatrice non deve essere esposta al sole, perché chiaramente il sole vasodilatando crea un aumento di attività e quindi favorirebbe un'eccessiva crescita della cicatrice, oppure potrebbe far pigmentare le cicatrici che poi restano colorate. Quindi in ogni caso è sufficiente coprirle, proteggerle le cicatrici. Come anche prima non l'ho detto, nella liposuzione bisogna solo aspettare che i lividini della liposuzione siano andati via. Non prendete mai il sole su un livido, perché il sole fa fissare i pigmenti di ferro e potrebbe rimanere. Questo, ma non il livido di un intervento. Qualsiasi. Se avete picchiato dentro uno spigolo, avete un livido, non prendete sopra il sole, copritelo finché non è andato via completamente. E poi ci sono gli interventi ni. L'abbiamo detto così perché non sapevamo come coniugarli, però sono quegli interventi dove si possono fare, ma dove è necessario un po' di attenzione. Allora, l'intervento che ha bisogno di maggior protezione dal sole è la rinoplastica, perché tende a farla gonfiare, potrebbe favorire delle fibrosi, no? Che quindi dove noi abbiamo ridotto per esempio la punta di un naso, crea una fibrosi che ce la fa di nuovo un po' crescere. Quindi la punta del naso e blefaroplastica, ci hai detto, con l'attenzione. Superiore con attenzione. Il lifting anche a cicatrici nascoste, dopo un mese praticamente non c'è problema, però siccome sotto la pelle c'è ancora un tessuto un po' cicatriziale e meno elastico, potrebbe dar fastidio. Uno facilmente si sente poi la faccia che tira se prende il sole, e quindi comunque va protetta con delle creme. E poi, ragazzi, la prima regola è sempre quella del buon senso, no? Avete fatto un intervento in una certa zona, trattatela bene almeno finché non si è perfettamente assestata e non è perfettamente guarita. Però a proposito di cicatrici, c'è un'altra domanda che ci arriva da casa, e Patti a scrivere, 52 anni e con un intervento di addominoplastica 10 anni fa. La cicatrice non le piace e chiede se allora, può sicuramente una cicatrice ormai stabilizzata, dopo 10 anni è sicuramente stabilizzata,
non è più soggetta a cambiamenti e quindi mentre una cicatrice fresca, diciamo, può migliorare per un anno e mezzo, dopo 10 anni è sicuramente una cicatrice definitiva. E se non le piace si può ritoccare. Allora, quando bisogna ritoccare una cicatrice bisogna prima di tutto togliere quella vecchia, proprio perché essendo stabilizzata tanto non cambia più, e mettere in condizioni la nuova cicatrice di guarire nelle condizioni migliori, quindi una bella sutura, una protezione adeguata. Adesso ci sono delle medicazioni in silicone che inibiscono la cicatrizzazione ipertrofica, proteggerla dal sole perché non si pigmenti, e quindi fare tutto il possibile per favorire una buona cicatrizzazione. Oltretutto non sarà una cicatrice legata a un intervento che ha creato un trauma maggiore, ma sarà proprio solo la piccola guarigione della piccola asportazione di tessuto cicatriziale. Quindi anche questo sarà un motivo che favorirà una cicatrizzazione migliore. E c'è qualche trattamento, dottoressa Bonarrigo, per riuscire a migliorare l'evoluzione delle cicatrici, oppure il nostro corpo parlerà a prescindere da quello che possiamo fare? No, oggi come oggi ci sono dei presidi utili, come appunto spiegava il dottor Santanchè, ci sono proprio delle basi siliconiche che servono a dare un isolamento della cicatrice dall'aria e dalla luce, e questa pare crei un microclima fortunato per la guarigione ottimale della cicatrice, e devo dire che funzionano benissimo. Funzionano benissimo. Per cui le giuste attenzioni, i presidi e gli strumenti ci sono. Ma c'è anche un altro motivo, Paolo, per cui è saggio non farsi gli interventi troppo a ridosso dell'estate, ovvero il tempo di convalescenza. Allora, bisogna sempre tenere in considerazione che nella chirurgia estetica è importante l'intervento, ma è importante anche il periodo di guarigione, il periodo di convalescenza, perché alle volte ci possono essere piccoli particolari che, pilotati in maniera opportuna, evitano magari dei difettucci o delle piccole complicanze. Quindi, per se siamo in ferie, è importante che fino a stabilizzazione dell'intervento il paziente e il chirurgo possano essere in contatto. Non fare un intervento e dopo una settimana uno va in Sud America, l'altro va in Africa, e se c'è un problema non ci si può più vedere. Quindi accertarsi sempre, quando fate un intervento, che il chirurgo possa seguirvi fino a completa guarigione. Così da godersi poi l'estate in santa pace, con molta più tranquillità, essendoci lasciato alle spalle il periodo più intenso, più importante. Godersi l'estate sì, ma con grande attenzione e con i consigli del dermatologo. Dottoressa Romagnoli, il sole è un amico per la nostra salute, ma come diamo fiducia ad una persona dopo averla conosciuta, dobbiamo stare attenti a non peccare di superficialità quando si tratta di tintarella. Certamente no. Il sole è indispensabile alla vita, il sole migliora il tono dell'umore, è utile per alcune malattie e previene ad esempio il rachitismo. Però il sole preso in quantità esagerate, preso nelle ore sbagliate, nelle ore centrali della giornata, e soprattutto preso senza adeguate protezioni, può produrre danni, a volte irreversibili, a livello cutaneo. Danni acuti, vediamo le ustioni solari che tutti conosciamo, ma danni anche più subdoli, danni cronici che nelle loro forme più lievi portano ad un invecchiamento precoce della pelle. Nelle forme più gravi possono portare anche tumori anche gravi per la vita, per cui è giusto proteggersi con le giuste cautele. Che consigli ci può dare allora affinché il sole non diventi nemico per la nostra pelle? Un primo passo può essere quello di utilizzare filtri e schermi solari e di applicarli nella corretta maniera. Vanno applicati ogni 2 ore nel momento in cui si ci espone al sole, perché dopo questo tempo non sono più efficaci. Bisogna controllare che il filtro sia ancora efficace, quindi ad esempio non utilizzare le creme che sono rimaste esposte al sole tutta una stagione l'anno successivo. Le creme, i solari, hanno indicata la data di scadenza, sia quella di scadenza quando sono integre, sia il PAL, cioè quel barattolino aperto che indica dopo quanto non è più efficace il prodotto dal momento in cui è stato aperto. Le creme solari sono la migliore protezione contro il sole? Allora, sono sicuramente la protezione, diciamo, di prima linea,
perché riflettono i raggi solari oppure impediscono che le radiazioni solari, penetrando a livello della cute, vadano a danneggiare in maniera irreparabile le nostre cellule. Ma non sono le uniche. C'è una possibilità oggigiorno di integrare questo tipo di protezione anche con l'integrazione alimentare e ci sono varie sostanze che aumentano la riserva di prodotti antiossidanti di cui il nostro organismo ha bisogno per difendersi dalle radiazioni solari. Va detto però che in alcune situazioni particolari possono non essere sufficienti da sole le integrazioni alimentari e in questo caso il medico deve utilizzare dei pool di antiossidanti per via endovenosa. Molte persone, pur di vantare una abbronzatura integrale tutto l'anno, ricorrono spesso all'uso di lampade abbronzanti. Lei che cosa ne pensa? Allora, ha un nome e un cognome questa sindrome, si chiama tanoressia, cioè è l'addict alla lampada solare. Questo in realtà si è visto che non dipende solo dal fatto che è più bello l'organismo abbronzato, ma anche proprio dal fatto che l'esposizione ai raggi solari, anche a quelli delle lampade, produce un aumento di produzione di endorfine e quindi buon umore. E nel momento in cui queste persone, che settimanalmente sono abituate ad esporsi alla luce delle lampade, cercano di interrompere, vanno in carenza e quindi cambiano umore. Questo è il motivo per cui con difficoltà smettono. Va detto però che a fronte di una carnagione abbronzata si ha sicuramente, quando questo viene spinto all'eccesso, e una volta alla settimana è veramente l'eccesso, soprattutto se questo succede per tanti anni, si avrà in primo luogo un invecchiamento cutaneo precoce, quindi una formazione di rughe, di macchie, di capillari rotti e in ultimo anche ovviamente nel tempo un aumentato rischio di andare incontro alla produzione di tumori della pelle. Se vogliamo avere una carnagione più scura ci sono tanti altri sistemi più sani, dall'autoabbronzante al fondotinta a sistemi che comunque colorano. In più, se questo viene rapportato alle carnagioni più sensibili, il problema aumenta perché comunque i raggi solari e le lampade non possono che produrre una abbronzatura lieve, una scottatura che invece è più facile che si verifichi e soprattutto la abbronzatura dura poco, quindi non vale la pena. Dunque ricordiamoci questo consiglio anche, che il sole fa bene se preso correttamente, è vero dottoressa? È vero. Magari non tanto alla pelle, però alle ossa sicuramente, quello perché sì. La sintesi della vitamina D passa attraverso l'esposizione al sole e pare che addirittura sia persino migliore effettivamente dell'assunzione di vitamina D per bocca, per cui effettivamente non se ne può fare del tutto a meno. Noi divertiamoci in chiusura con alcune immagini di VIP che siamo abituati a vederle in tutto il loro splendore, ma che colte invece senza il trucco e l'aiuto di flash e fotografi, ecco come appaiono. Lei è Pink, la cantante. Paolo, promossa, bocciata, non so se si vuole. Poi... Insomma, il trucco aiuta, è fondamentale, non è che uno possa essere... Ma sembra un'altra persona. Perfetto, perfetto come quando si sveglia la mattina. Ecco, a questo proposito vorrei dire questo. Molte pazienti si confrontano con le modelle, con le foto che vedono sui giornali e pensano che l'intervento di chirurgia le possa rendere come una modella dopo 2 ore di trucco. Allora, se uno proprio è ben predisposto, il chirurgo è molto bravo, si potrà ritrovare dopo l'intervento chirurgico come la modella quando si è appena alzata la mattina, non come la modella dopo 2 ore di trucco, parrucchiere. Esatto. Almeno confrontiamoci con un modello quindi... reale, no? Beh, lei ne esce male, Amanda Seyfried, anche senza trucco, dottoressa, la vedo. Non presenta male. Non è. La pelle è bella e quindi è già. Diciamo che il trucco poi dà un... La esalta. Ma la base è quella. Beh, lì non c'è solo il trucco, c'è anche un discorso di illuminazione. Sì. Perché nella seconda foto nell'illuminazione diffusa che toglie tutte le ombre. A sinistra invece c'era un'illuminazione naturale che quindi accentua i solchi nasolabiali, certo, per esempio. Ma non vorrei dire, ma io quasi preferisco la foto senza trucco, perché magari dà quel senso di realtà, di vicinanza, che invece una foto più patinata non riesce a dare. Eva Longoria, anche lei, beccata senza trucco, mi sembra uscirne un po' di borse sotto gli occhi, forse, Paolo, ma non è... Ma comunque direi piuttosto bellina anche al naturale. Anche al naturale. Heidi Klum, modella.
qui sembra più che altro una foto nel tempo, di chi c'è 10 anni prima e 10 anni dopo. Sì, effettivamente non ha un bell'aspetto. Kate Moss, continuiamo, anche lei è una delle celebrità, delle hip più famose del pianeta. Ho visto la dottoressa Bonarrigo storcere un po' il naso, Commento? Beh, insomma, qualche perplessità. Dai, vediamo velocemente le altre. Meglio truccata, va? Sì, prego? Meglio truccata. Meglio truccata, su quello non avevamo dubbi. Kim Kardashian, anche lei modella, non esce affatto male. Poi Madonna è una che cambia tantissimo, col trucco e senza trucco, bisogna dire. Beh, però Madonna però ha anche la sua età. Ha anche i suoi annetti e comunque, bisogna dire... Sì. Si è mantenuta bene. E chiudiamo con un'altra metamorfosi, quella di Mila Kunis, che... Questa è impressionante. Impressionante. E vabbè, insomma... Che persino da dubitare che ci sia solo un discorso di trucco tra una foto e l'altra. Di certo oggi abbiamo imparato anche un'altra cosa, che il trucco, Photoshop e vari altri artifici sicuramente riuscirà a migliorare l'aspetto, oltre che... In tutte le cose bisogna giocare su più fronti, come quando parlavamo di peso, non c'è solo la dieta, non c'è solo la ricostruzione, certo. Non c'è solo la ginnastica, ma è un discorso di sinergia di tutte le cose, anche per il viso, c'è anche il discorso dell'illuminazione, il trucco, la pettinatura, insomma, uno deve utilizzare tutte le armi che si hanno, che ha a disposizione. Noi ci vediamo alla prossima puntata, intanto saluto e ringrazio la dottoressa Caterina Bonarrigo, qui in studio qui con noi. Grazie a voi. E grazie a Paolo Santanchè, con cui ci rivedremo la settimana prossima. Ciao Paolo e arrivederci a tutti.